non facciamo una gara, bisogna vedere a chi assegneremo la demolizione e la costruzione. E tempo fa disse un anno e mezzo complessivamente per il nuovo ponte, secondo lei si poteva fare? Conferma questa previsione? Un anno e mezzo è largo tempo, si può fare anche meno, 12, 15, 16 mesi. E se parliamo di questi numeri, io sono convinto che si possa fare un po'. Lunedì incontrerà anche Toninelli da commissario allora per la prima volta? Penso di sì, lunedì pomeriggio devo andare alla commissione a Roma, c'è cioè la commissione parlamentare, quindi saremo lì. In mattinata lui però sarà qua in prefettura, Toninelli. Ah, allora ci vediamo. non lo sapevo. Sì, con la Volk viene anche la commissaria. Allora, cioè, io sono con la Volk, perfetto, allora ci vediamo sicuri. Conte, cosa gli ha detto? Siamo messi d'accordo su quelle che sono le cose da fare per andare avanti, abbiamo lavorato su alcune variazioni da fare al decreto, variazioni positive che ci consentono di andare avanti. Quando ci sarà conversione in legge ci sarà un decreto su cui possiamo lavorare, faremo un bel ponte, sarà di alta qualità e sarà fatto in breve. Sarà il progetto di Renzo Piano? Questo non lo posso dire adesso, bisognerà vedere. A me il progetto di Renzo Piano piace molto. Fino adesso lei, sia lei che il Presidente di Regione non erano completamente negativi, l'unico punto rimaneva facciamo in fretta, se costruisci autostrade a noi va bene lo stesso, adesso è cambiato qualcosa? Beh, certamente il governo non pensa in questo modo, no? Giusto. Quindi il governo ha scritto chiaro e tondo sul decreto che autostrade è fuori, quindi io devo rispettare quello che dice il decreto e devo rispettare quello che dice il mio capo che è il Presidente del Consiglio. Se ho accettato vuol dire che accetto di fare questo lavoro. Parte... Deve fare il sindaco, il presidente della città metropolitana e ora anche il supercommissario, non è troppo? Presidente Anci, anche. Comunque qualcun altro. È un lavoro grosso, un lavoro importante che bisogna tirarsi sulle maniche e fare. C'è una promessa che può fare? Certo, una promessa che sarà di alta qualità e sarà nel minor tempo possibile. Questa è la promessa che io garantisco con la mia faccia.